Il cattivo tenente, Occhi di serpente, The Addiction, New Rose Hotel, The Funeral, Mary, Pasolini. 4 nomination al Leone d'Oro a Venezia e 1 per la Palma d'Oro a Cannes. Questo è solo un brevissimo excursus della carriera del regista newyorkese Abel Ferrara, che sarà presente in Valdarno alla prossima edizione del Valdarno Cinema Fedice, dove gli sarà riconosciuto il premio Marzocco alla carriera nel giorno di venerdì 8 maggio, quando il regista terrà anche una masterclass sulla settima arte. Mentre vengono svelati particolari di anticipazione, la nuova edizione del Festival San Giovannese cresce con costanza di valore per la seconda settimana di maggio, quando arriverà il 6 l'inaugurazione con la proiezione di Roma Città Aperta, il capolavoro di Roberto Rossellini, proprio nel 70° anniversario della liberazione di Roma. Dopo, spazio al concorso, 23 le opere ammesse, oltre ad altre 7 per lo spazio Toscana non competitivo ed altre 20 fuori gara per lo spazio Fedice. Dal 6 fino al 9 maggio, quindi, spazio al cinema a San Giovanni, piccola capitale di tale arte, per un'invenzione che in poco più di 100 anni ha davvero trasformato tutto il nostro mondo reale o di sogni.